E il 48, un po' da bambino l'ho vissuto, avevo 9 anni e ricordo quello che stava succedendo allora, il fronte popolare, no? Ricordate, tu ti puoi ricordare quello che si diceva, se vinceva il comunismo in Italia bisognava chiudere le chiese e tutto il resto. E lei si è immolata, lei è stata, diciamo, coinvolta. E lo ha scritto, l'ha lasciato scritto, che lei si immolava perché in Italia non vincesse l'ateismo e che la Chiesa continuasse a fare proselitismo, a insegnare. Questo è il messaggio importante. E poi, dopo questo fatto, si racconta che fu proprio il diavolo a colpirla, a punirla, e da lì, frantumata, io ho messo una caduta, invece la forza demoniaca che l'ha spinta per tutte le scale, e lei è rimasta poi leggente per circa 7-8 anni. La fede ha vinto qualsiasi battaglia. Certo. Quindi un'ultima domanda: qual è l'iter per renderla santa ancora? Allora, come abbiamo sentito poco fa dalla madre generale, che è una francese, perché questo è un istituto, Suore di Gesù Redentore, prima si chiamavano di San Giuseppe, è nato in Francia, Vittorina Ledier, e hanno la tradizione ancora oggi di avere una madre generale francese. Questa santa suora che abbiamo sentito poco fa ci ha detto che cosa significa Suor Ambrogina per tutti. Per lei è già santa, per noi, per me, che l'ho conosciuta ormai intimamente, ritengo che sia veramente santa. Ma beata, non si può, cioè... è già serva di Dio, il primo passo è stato già fatto. Quindi adesso si aspetta, proprio in questi giorni, ottobre, mi dicevano che ci deve essere una nuova riunione, però io faccio una piccola polemica, permettete, avremmo stasera preferito, oltre al vicario che è il nipote di Suor Ambrogina, ci fosse anche stato il vescovo, perché mi si dice che il vescovo dovrebbe adesso stilare un documento perché spinga questa causa a realizzarsi, cioè a far, diciamo, decollare Suor Ambrogina come santa. Ma non lo so, speriamo che io gli manderò il mio scritto, speriamo che lo legga e da questo possa ricavare qualche insegnamento. Ma il vescovo era impegnato in altre manifestazioni? Certamente. Io più di tu, adesso stiamo qui, c'è Antonio, il professore Verrico, che ci sta riprendendo, io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. Ma la cosa più importante, io ho invitato tanti artisti a esprimersi, purtroppo tutti fuori da Marannola sono venuti, e lui è venuto da San Cosmo e Damiano e mi ha portato questo dipinto. Questo dipinto veramente è significativo, perché lui mi ha parlato di ogni santo ha il suo attributo, e qui lui lo ha raffigurato con questa fascina. La fascina per Suor Ambrogino, è un fatto veramente importante per chi conosce la storia, perché lei è riuscita a far levitare questa fascina pesantissima e a farla mettere sull'asino che stava pronto. E qui il padre si è convinto. Quando ha visto questa fascina che si alzava, pesantissima, che lui non è riuscito a sollevare, lui si è convinto, ha detto: veramente qui c'è qualcosa di eccezionale, io devo assecondare il volere di mia figlia, e così l'ha mandata a farsi suora. Professore Forte, noi la ringraziamo e non stiamo a Striscia la Notizia, se no avremmo chiesto al vescovo di Gaeta un nodo al fazzoletto. Bene, e da questa emittente televisiva, dalla rappresentazione del libro del professore Forte, noi facciamo un appello al vescovo, facciamo sì che questa opera del professore sia la pietra miliare per Suor Ambrogina Santa. Grazie dell'ascolto a tutti voi.
pensi? E non mi vuoi farti scavurare, non mi dammi pure una pelle, via! Ehi, tu da quando sei tornata da Broccolina, fai lo difficile la mattina per fare San Marenna! Lì sei la gente che non mi illumina più Broccolina, capito? Eh? Che se io non mi ero impegnato con te, mo ti ha fatto il signor Renda Cac Street, eh? E tu non ciò sei tornato a ca, perché stilo proprio allo street, a Adesso, gentili telespettatori, ci troviamo nel cuore del monastero e abbiamo vicino alla nostra postazione microfonica Suor Maria Teresa, che è la madre generale. Madre, ci spiega ai nostri telespettatori quali sono le caratteristiche del vostro ordine religioso? Sì, dunque noi siamo le suore di Gesù Redentore. Al tempo di San Brigido ci chiamavamo del patrocinio di San Giuseppe. E poi dopo il concilio, quando il Papa ha chiesto a tutti gli istituti di ritornare alla sorgente, abbiamo ripreso il nome che la fondatrice aveva desiderato. E il carisma che la fondatrice ci ha lasciato è il carisma della riparazione e della riconciliazione. Al centro della nostra spiritualità abbiamo l'adorazione eucaristica e ci dedichiamo a tutte le opere che richiedono riparazione e riconciliazione nel mondo. Madre, questa sera si festeggia il ricordo di Suor Ambrogina, che è stata originaria di questo posto, che è nata nel 1909 e poi c'è stato tutto un viaggio nel vostro ordine religioso. In Suor Ambrogina sembra di aver colto quello che è il significato vero fra gioia e la morte. Sembra che siano lo stesso binomio, abbiano la stessa forza. Per quale motivo? Dare tutta la vita a Cristo significa incontrare la gioia. E Cristo dice: io voglio che la vostra gioia sia piena, la vostra gioia sia perfetta. E Suor Ambrogina ha capito bene che la gioia vera si trova unicamente in Cristo. È un Cristo che ha dato la sua vita per noi e che ci chiama e ci chiede di collaborare con Lui per la salvezza del mondo. Una curiosità giornalistica: come mai il vostro ordine alla madre generale in Francia? Perché la nostra fondatrice è francese e dunque ha cominciato a fondare la congregazione in Francia, poi ha avuto diverse vicissitudini, molte difficoltà, è venuta in Italia, è morta in Italia e la congregazione si è diffusa maggiormente in Italia. Abbiamo possibilità che Suora Ambrogina diventi presto beata? Sicuramente. Suor Ambrogina è già beata, diciamo, è già santa, eh? Però perché sia dichiarata ufficialmente dalla Chiesa è necessario un miracolo. Dobbiamo pregare con fede, se il Signore lo vuole, accorderà questo miracolo e sarà beata. Sì. Ringraziamo Suor Maria Teresa, la Madre Generale, che è stata alquanto succinta nelle spiegazioni, ma altrettanto significative. Grazie madre. E io spero che soprattutto Suor Ambrogina sia veramente modello per il nostro mondo di oggi. Salutare tutte le nostre sorelle che si trovano in Francia, in Spagna, in Romania, in Nigeria, in Colombia e sparse nel mondo. E invito tutte, non solo le sorelle, ma ogni persona a seguire l'esempio di Suor Ambrogina per vivere di fede, di abbandono e di amore, mettendo al centro della loro vita l'Eucaristia. Affidi nelle mani del Signore, in virtù di questa santa unzione, il Dio perdoni tutti i peccati commessi con gli occhi.
con la bocca e con le mani, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono pronto. Eccomi. Che si mettono sugli occhi, erano cari.